al via in tutta Italia l'operazione Mare Sicuro della Capitaneria di Porto e con l'entrata nel vivo dell'estate ecco la novità principale del 2013, il bollino blu. Rilasciato ai diportisti risultati in regola a seguito dei controlli che saranno effettuati in mare dalle unità della Guardia Costiera e dalle altre forze di polizia, il bollino è un riconoscimento valido sino a fine estate che attesterà la regolarità dell'unità da diporto controllata durante una verifica di routine. Tale iniziativa ha la finalità di razionalizzare i controlli in mare e di evitare duplicazioni. Per ogni emergenza in mare o per ogni segnalazione è sempre attivo 24 ore su 24 il numero blu 1530, gratuito da tutta Italia. Per il periodo estivo è stata implementata l'attività della Capitaneria soprattutto nelle località turistiche, aumentando gli orari di apertura al pubblico dei propri uffici. Ai nostri microfoni il tenente di vascello Alessandro Sarro, comandante dell'ufficio circondariale marittimo di Capri, che spiega il perché del bollino blu e illustra la nuova ordinanza sulla movimentazione delle unità navali all'interno del porto di Capri. Il bollino blu è una iniziativa che discende da delle intese tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, con una finalità importante che è quella di cercare di elevare quanto più possibile gli standard di sicurezza a bordo delle unità da diporto e evitare di sovracontrollare in maniera sconsiderata appunto chi si vuole godere un po' di mare in tranquillità. È un'iniziativa molto molto importante che consisterà nel rilasciare un vero e proprio bollino blu alle unità da diporto, quelle non adibite ad attività commerciale, che verranno ispezionate una volta nell'arco della stagione estiva, in particolar modo diciamo dal 15 di giugno al 15 di settembre, a seguito del quale sarà rilasciato un vero e proprio verbalino di ispezione che consentirà, ed un bollino blu, che consentirà di non essere nuovamente reispezionati dalle forze di polizia, quindi sia dalle unità in mare appunto della Capitaneria di Porto che da altre forze di polizia che sono destinate e dedicate anche a questo tipo di attività. Quindi un diporto più tranquillo, un diporto più sicuro, un diporto che consentirà di potersi godere il mare in assoluta tranquillità. Quest'anno poi è entrata in vigore una nuova ordinanza della Capitaneria di Porto di Capri che regolamenta la movimentazione delle unità navali all'interno dello scalo portuale di Capri. Esatto, un'ordinanza molto importante in quanto abbiamo deciso di stabilire delle regole molto molto stringenti e importanti che consentono di effettuare le manovre di ingresso, uscita ed accosto nel porto di Capri in sicurezza, considerato l'elevato numero di unità sia commerciali che da diporto che durante la stagione turistica prevalentemente e quindi si movimenta all'interno del porto di Capri. Quindi le novità importanti sono le seguenti, quindi si applica a tutte le unità, in particolar modo che abbiano una stazza superiore alle 15 tonnellate, le quali devono contattare la sala operativa della Guardia Costiera di Capri per avere nulla osta all'ingresso. Ci sono anche delle, e ovviamente nulla osta all'uscita prima di poter mollare gli ormeggi. Ci sono anche delle regole di buona condotta marinaresca, quindi una velocità sicuramente non superiore ai 3 nodi all'interno del porto e ovviamente stabilire e prendere in considerazione quella che è la sequenza di ingresso ed uscita che deve essere appunto rigorosamente rispettata da parte dei comandi di bordo. Le novità per la Guardia Costiera per questa estate non finiscono qui. Esatto, non finiscono qui perché nell'ambito dell'attività Mare Sicuro 2013 il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto ha stabilito che gli uomini della Guardia Costiera debbano essere vicini all'utenza non solamente durante diciamo, l'ordinaria attività lavorativa, ma garantire una costante presenza. Quindi tutti gli uffici, anche ovviamente della Capitaneria di Porto di Capri, saranno aperti al pubblico dalle 8 sino alle 20 per espletare anche pratiche d'ufficio, quindi assicurando quanto più possibile sia a terra, a mare, ma anche ovviamente nelle pratiche amministrative, assicurare una presenza, una vicinanza costante e continua all'utenza diportistica, all'utenza balneare e ovviamente a chi abbia necessità di dover effettuare delle pratiche amministrative.